Buonasera, ben ritrovati al TG 2000. L'aereo caduto martedì scorso, ma anche l'esito del processo per la morte di Meredith, così come la grande manifestazione della FIOM a Roma, saranno gli argomenti in primo piano questa sera nel nostro telegiornale, ma anche stasera, prima dei nostri approfondimenti su queste e altre notizie, vogliamo partire da Papa Francesco e dei suoi impegni alla vigilia della Settimana Santa, che culmina con la Pasqua. Per questo ci colleghiamo subito con Piazza San Pietro, dove c'è per noi Francesco Durante. Buonasera Francesco. Buonasera Letizia, un saluto al nostro pubblico da Piazza San Pietro. Qui è già tutto pronto per la celebrazione della Domenica delle Palme, domani, con cui inizia una settimana piena di impegni per Papa Francesco. Ricordiamo mercoledì la consueta udienza generale, per poi proseguire giovedì con la messa del Crisma e i riti del Triduo Pasquale, che culminerà nella veglia di sabato e nella messa della Pasqua di Resurrezione. Ma ci spiega tutto per i dettagli Paolo Fucili. Palme ed ulivi colorano di verde Piazza San Pietro, rievocando l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. È lo scenario della Domenica delle Palme, con lettura dell'intero racconto evangelico della Passione secondo Marco. Prima celebrazione della Settimana Santa 2015 in agenda per Francesco, domani alle 9.30. Settimana intensa, dopo questa dedicata per intero ad ultimare l'attesa enciclica sulla salvaguardia del creato. Dopo l'udienza consueta del mercoledì, il Papa è atteso il Giovedì Santo, dapprima dalla messa del Crisma alle 9.30, celebrata da ogni vescovo insieme ai suoi sacerdoti per benedire gli oli degli infermi e dei catecumeni e consacrare il Crisma, l'olio profumato per i sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine. Nel pomeriggio poi, per la messa in Cena Domini, che fa memoria dell'istituzione dell'Eucarestia, Francesco visiterà alle 17.30 al carcere romano di Rebibbia per celebrare là coi detenuti il rito della lavanda dei piedi. Già 2 anni fa, appena eletto Papa, celebrò lo stesso rito al carcere minorile di Casal del Marmo, l'anno scorso invece in un centro per disabili della Fondazione Don Gnocchi. Il venerdì santo, 3 aprile, alle 17, il Papa presiede la celebrazione della Passione del Signore, quindi si reca al Colosseo alle 21.15 per la Via Crucis, con meditazioni affidate quest'anno al Vescovo Emerito di Novara, Monsignor Corti. Il Triduo Pasquale culmina nella Veglia Pasquale del sabato, il rito più solenne dell'anno liturgico, con inizio in San Pietro alle 20.30 con benedizione del fuoco e canto dell'Exultet. Poi Francesco impartirà ad alcuni catecumeni i sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, confermazione ed Eucarestia. L'indomani, 5 aprile, Pasqua di Resurrezione, un'altra messa è in programma alle 10.15, prima della benedizione Urbi et Orbi, impartita alle 12 dalla loggia centrale di San Pietro. Papa Francesco ha manifestato il suo cordoglio per le vittime delle gravi inondazioni verificatesi in Cile ed in Perù. In un telegramma inviato a suo nome dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ai nunzi apostolici dei due paesi latinoamericani, il Papa ha assicurato le sue preghiere per i morti e per i superstiti, rivolgendo poi un appello alle istituzioni, a tutte le persone di buona volontà, affinché possano fornire aiuti efficaci per superare questi difficili momenti. E tra poco, alle 20.30, la cupola di San Pietro, che adesso vedete illuminata, rimarrà al buio per un'ora. Il capolavoro architettonico di Michelangelo è infatti tra i monumenti a cui verranno spente le luci questa sera, in adesione ad una iniziativa del WWF, l'ora della terra, così denominata, che intende sensibilizzare ad intervenire sui cambiamenti climatici del pianeta. L'evento coinvolge vari luoghi simbolo, sedi istituzionali, imprese, abitazioni private di tutto il globo, dal Pacifico all'Atlantico, e in Italia saranno spente le luci a 400 monumenti e luoghi simbolici, quest'anno anche i luoghi di culto delle grandi religioni monoteistiche. A Roma, quindi, oltre alla cupola di San Pietro, luci spente alle 20.30 per un'ora anche per il Tempio Maggiore, principale sinagoga della capitale, e per la Grande Moschea, sede del Centro Islamico Culturale d'Italia. È tutto, cari amici. La linea torna allo studio.
Grazie, grazie a Francesco Durante. Noi vediamo come TV 2000 domani mattina seguirà gli appuntamenti con Papa Francesco, la celebrazione della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro. La diretta, come vedete nella nostra grafica, inizierà alle 9:30 con la processione delle palme, poi seguiremo tutta la celebrazione della Santa Messa fino alla recita dell'Angelus. E adesso andiamo agli ultimi aggiornamenti sulla tragedia del volo Germanwings A320. Continuano ad arrivare ulteriori testimonianze sulla malattia mentale di Andreas Lubitz, anche se sono ancora tante le domande che restano senza risposta e si comincia già a parlare di risarcimenti. Leonardo Possati. Diventare capitano della Lufthansa era l'ambizione di Andreas Lubitz, il 27enne tedesco che martedì scorso ha portato allo schianto l'Airbus A320, uccidendo i 149 passeggeri a bordo. Un sogno infranto a causa delle sue condizioni psichiche, ormai certificate dai numerosi referti medici trovati nelle sue due abitazioni, ma anche dalle parole di una ex fidanzata. La ragazza, una hostess, ha raccontato a un giornale tedesco di come Andreas soffrisse spesso di problemi psichici. Egli stesso era cosciente del fatto che al prossimo esame, a luglio, non avrebbe ottenuto l'abilitazione, anche perché da indiscrezioni pubblicate dal New York Times, Andreas soffriva di seri problemi alla vista, forse di origine psicosomatica. Notizia questa finora non smentita dalla Lufthansa. Siamo dunque di fronte a un giovane ossessionato che confidava alla fidanzata: un giorno farò qualcosa che mi farà passare alla storia. Parole purtroppo realizzatesi martedì scorso. Intanto la compagnia aerea ha offerto 50.000 euro alle famiglie dei passeggeri come assistenza finanziaria immediata, un aiuto che non ha nulla a che fare con i risarcimenti assicurativi milionari cui dovrà fare fronte. Si parla addirittura di 1 miliardo di euro, cifra fatta lievitare, dicono gli esperti, dai mancati controlli sulla salute psicofisica del copilota prima e dopo la sua assunzione, oltre al fatto che si dovrà stabilire se Lubitz era autorizzato dai regolamenti a restare da solo in cabina. Sul fronte delle indagini, mentre gli investigatori proseguono il loro lavoro, rimangono ancora molte domande. Innanzitutto il movente: perché Andreas ha compiuto questo gesto? Quale ne è stato il motivo scatenante? Come ha fatto Andreas a ingannare i sistemi di autoprotezione cui è dotato l'aereo? Era tutto premeditato oppure agito d'impulso? E poi, si può del tutto escludere il movente terroristico? Per ora sembra di sì, ma per avere qualche indizio in più e rispondere a queste domande bisognerà attendere il ritrovamento della seconda scatola nera che contiene i dati tecnici del volo. E dureranno almeno 15 giorni le operazioni di ricerca e recupero delle vittime, un lavoro difficile e complicato perché lo schianto contro la montagna ha polverizzato l'Airbus. Medici, legali e poliziotti lavorano fianco a fianco e spesso in cordata, assicurati ai pochi alberi della zona. È difficile dimenticare i momenti che stanno vivendo. Silvio Vitelli. Si calano giù dagli elicotteri e poi lavorano in cordata tra funi, moschettoni e caschi. A loro è richiesto di essere atleti, abili e forti, come i veri arrampicatori. Sono invece gendarmi, costretti dalle asperità del luogo dove si è schiantato l'Airbus della Germanwings ad una difficilissima operazione di recupero, talmente ardua e delicata che si protrarrà per settimane, se non addirittura mesi. Sarebbe bello se l'aereo si fosse fatto, come si suol dire, in mille pezzi. La verità invece è che di pezzi ce ne sono molti. Molti di più, sembrano infiniti, lo conferma anche il coordinatore dei soccorsi. Di solito, osservando i relitti, siamo in grado di dire che si tratta dei resti di un aereo. Troviamo ad esempio la cabina di pilotaggio o il motore, ma stavolta non c'è niente di tutto questo. Si lavora tutti i giorni, dalle 8 alle 18:30. Le pause sono state ridotte al minimo. Una fatica che però non è soltanto fisica ma anche psicologica. Il fatto che l'allarme per il pericolo lupi sia rientrato non basta. Non ci sarebbe stato neppure un corpo intatto a disposizione delle belve. I soccorritori ne trovano solo qualche pezzo alla volta. Per consentire un successivo riconoscimento cercano documenti, gioielli e denti. Al lavoro in questa fase c'è anche una squadra di odontoiatri. In un secondo momento si comparerà anche il DNA con quello dei familiari. Per i soccorritori non ci sono quindi soltanto il freddo e le pareti scoscese. È stata fornita loro un'assistenza psicologica quotidiana, perché oltre alla fatica c'è anche il dolore dell'anima. A
Alla vigilia della sua visita in Francia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Le Figaro, affrontando diversi argomenti caldi, a cominciare dal terrorismo. Si rischia, ha detto, di ritrovarsi l'ISIS a un passo dall'Europa. Per questo bisogna sostenere l'azione delle Nazioni Unite e coinvolgere in questa azione non solo l'Europa, ma anche e soprattutto i paesi arabi limitrofi. Confermando quanto detto nel suo discorso di apertura, ha ripetuto che l'Italia, anche se con tutta la prudenza necessaria, si appresta ad uscire dalla crisi, ha sottolineato che le riforme sono indispensabili per conferire una maggiore efficacia alle nostre istituzioni e all'economia italiana. Incalzato poi sulla sua voglia di normalità, ha ribadito che continuerà ad utilizzare i mezzi pubblici ogni qualvolta sarà possibile comportarsi da persona normale nel rispetto delle esigenze ovvie di sicurezza che circondano un capo di Stato. Ed ora la politica, la FIOMI in piazza a Roma contro la politica economica del governo e la riforma del lavoro, ma sullo sfondo anche la possibilità della nascita di un nuovo partito. Ne abbiamo parlato con i manifestanti, in piazza per noi c'era Augusto Cantelmi. Vediamo. Con le note di Bella Ciao parte la nuova primavera di Maurizio Landini in una piazza del popolo gremita di bandiere rosse della FIOMI. Il leader delle tute blu fatica a spiegare che quella di oggi è soltanto una manifestazione sindacale. Non esiste ancora la coalizione sociale, è una proposta e quindi bisogna avere la pazienza di vedere quello che succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ma Landini in politica, lei ce lo vede? Io vedo gli uomini giusti al posto giusto. Credo che Landini sia la persona giusta. Diceva Bertolt Brecht, beata quella nazione che non ha bisogno di eroi. Non sono eroi e non siamo eroi. Siamo uomini che reclamano i propri diritti. La voce democrazia è, credo, sia impressa nel cuore di Landini. Lei piacerebbe Landini in politica? Sì, molto, mi piacerebbe molto. Anche perché è una persona che dà fiducia. Cioè almeno alle persone come noi, operai, a chi lavora. Quindi lo voterebbe? Sì, ma molto volentieri. Ma quindi una manifestazione generale di cittadini, quindi chiunque non si riconosca in determinate politiche ha ritenuto di venire qui. La politica sempre a favore di chi lotta, dei lavoratori, bravo, non il partito. No, non partito. Si può fare politica anche nelle sedi sindacali. Ce ne so, ecco, esatto, io ecco, il partito no. È ovvio, abbiamo uno dei più grandi sindacati, leader, che è Landini, che in questo momento parla di legalità, parla di occupazione, parla di lavoro. Obiettivamente qualcosa dal punto di vista economico si sta muovendo, al di là di 79.000 assunzioni a tempo indeterminato, anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che stiamo quasi uscendo dalla crisi. Quindi 79.000 a fronte della disoccupazione che abbiamo e della perdita costante dei posti di lavoro non mi sembra un segnale di ripresa. Tutti questi segnali di ripresa vengono poi smorzati da altri dati Istat che abbiamo visto. Assolutamente sì, anche perché saranno 79.000 persone con diritti inferiori rispetto a quelli attualmente occupati. La possibilità di assumere la ripresa di questo paese c'è se si sceglie di stare con la parte onesta e sana di questo paese, col mondo del lavoro, coi giovani precari, coi pensionati. Senza di noi questo paese non si cambia, si peggiora e noi non siamo disponibili ad accettarlo. Una notizia di cronaca: spari a Reggio Calabria davanti al teatro in cui si stava svolgendo un congresso di magistratura democratica al quale partecipava anche il ministro Orlando. Fausto Bortolotti, 61 anni, questo è il suo nome, residente a Ventimiglia, ha precedenti per il reato contro il patrimonio e ambiente. Giunto davanti al teatro su Corso Garibaldi, la strada principale di Reggio Calabria, a bordo di una vecchia auto rossa, è sceso dalla vettura e ha sparato due colpi di pistola in aria, venendo bloccato subito dopo. Ora si trova in caserma in stato di arresto. Ed ora la vicenda riguardante la morte di Meredith Kerr, che ha fatto il giro del mondo. Infatti la sentenza della Cassazione, che ieri ha assolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio della ragazza inglese avvenuta 7 anni fa a Perugia. Stando ai fatti, l'unico colpevole resta Rudy Guédé, che all'epoca scelse il rito abbreviato e che attualmente sta scontando 16 anni di carcere. Sentiamo Federico Plotti.
assolti. Non sono stati loro, sono innocenti. Secondo la Cassazione, Amanda Knox e Raffaele Sollecito non hanno ucciso insieme a Rudy Guédé la povera Meredith Kercher in quella tragica notte di Perugia, il primo di novembre del 2007. Prima condannati, poi assolti, poi ancora condannati, adesso con l'ultima sentenza dell'Alta Corte, assolti definitivamente. Dopo 8 anni e 5 gradi di giudizio, Amanda e Raffaele non potranno mai più essere accostati alla morte di Meredith. Dal punto di vista penale, dunque, la vicenda per i due si chiude qui. Per la legge italiana c'è solo un colpevole, Rudy Guédé, l'ivoriano, già condannato a 16 anni di galera per concorso in omicidio. A questo punto un concorso con ignoti. Esulta Raffaele Sollecito, che ieri ha deciso di non ascoltare la sentenza direttamente al palazzaccio, ma di farla a Bisceglie, da casa sua, insieme alla propria famiglia. Quella stessa magistratura che mi ha condannato ingiustamente, ha detto Raffaele tra le lacrime, mi ha restituito oggi la dignità e la libertà. Adesso posso riprendermi la mia vita, una vita che poteva scontrarsi con una condanna a 25 anni di carcere. Di anni dietro le sbarre ne ha già passati quasi 4 e adesso, uomo e non più ragazzo, potrà fare progetti concreti per il suo futuro. Anche dagli Stati Uniti si brinda per l'assoluzione. In tanti hanno fatto muro intorno ad Amanda, vittima, secondo loro, anche di un sistema giudiziario, quello italiano, diverso e lontanissimo, nei modi e nei tempi, da quello americano. Sono enormemente sollevata e grata per la decisione della Cassazione italiana, dice a caldo, dopo aver conosciuto il suo destino, Amanda Knox. Ma se da un lato ci sono due famiglie che giustamente esultano, dall'altro ce n'è una, quella di Meredith, che non ha proprio nulla di cui gioire. Non ce l'aspettavamo e la prova non raggiunta. È stata dichiarata che la prova non è stata raggiunta e quindi ne prendiamo atto. Sono passati 8 anni da quando Meredith è stata assassinata e la famiglia Kercher, oltre a quello di Rudy Guédé, non conosce ancora i volti degli altri colpevoli e soprattutto non sa perché la loro figlia sia stata uccisa in quella tragica notte italiana. La pillola dei 5 giorni dopo potrà essere richiesta senza ricetta medica, tranne che dalle minorenni, e non sarà nemmeno necessario un test di gravidanza. Una decisione che però non toglie dubbi e le evidenze scientifiche riguardo la possibilità che il farmaco possa essere un vero e proprio farmaco abortivo. Cesare Cavoni. Ormai la pillola dei 5 giorni dopo sbarca sul mercato grazie all'Unione Europea e all'Agenzia Europea del Farmaco. Ora la pillola potrà essere richiesta in farmacia con il solo requisito della maggiore età e senza più test di gravidanza. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha adottato infatti una linea parzialmente diversa da quella dell'Agenzia Europea del Farmaco, ma ha ignorato il parere del Consiglio Superiore di Sanità che suggeriva la prescrizione obbligatoria generalizzata. Dunque niente ricetta tranne che per le minorenni. Scompare inoltre l'obbligo di eseguire il test di gravidanza per poter richiedere la pillola, perché a detta del direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco non ha grandi problematiche. Eppure 4 dosi di L1, così si chiama la pillola, hanno esattamente lo stesso effetto di una pillola abortiva RU486 da 200 mg. Ma l'Agenzia del Farmaco Europea ha spiegato che la L1 non ha effetti collaterali e se viene presa a gravidanza già iniziata non provoca danni. E questo è tutto da dimostrare, anche perché per l'Agenzia il punto è che l'ovulo fecondato, che è l'inizio di una vita, non viene considerato. Era totale. Peccato poi che nel 2009 proprio l'Agenzia Europea del Farmaco, che allora si chiamava EMEA e non EMA come oggi, in un documento ufficiale segnalava che la pillola poteva essere assunta anche per abortire e consigliava dunque una particolare attenzione da parte dei medici nel prescriverla. Apriamo gli esteri con l'attentato terroristico avvenuto oggi pomeriggio in Egitto. Una bomba esplosa al Cairo causando 8 feriti, l'ha reso noto una fonte del Ministero della Salute egiziano. L'esplosione è avvenuta davanti ad una stazione della metropolitana dell'Università a Giza, ha precisato una fonte della sicurezza. L'attentato è avvenuto mentre Sharm el-Sheikh si è aperto il vertice della Lega Araba. E atti di terrorismo da parte dei miliziani di Boko Haram hanno accompagnato il giorno del voto in Nigeria per rinnovare presidente e Parlamento. Alcuni seggi sono stati infatti attaccati con morti e feriti, ma il vero grande nemico del paese resta la corruzione diffusa in ogni livello della popolazione. Ci spiega tutto Maurizio Dischino. Vediamo. Il gigante africano della Nigeria, chiamato oggi al voto per eleggere il presidente e le 2 Camere del Parlamento, ha dato una prova di civiltà nonostante diversi attacchi nel nord abbiano provocato 6 morti per intimidire la tornata elettorale.
File di elettori si sono formate ancora prima dell'apertura dei seggi e in molte città ha colpito la loro pazienza. Sono arrivato alle 7 del mattino, racconta Sereno Aliu davanti ad un seggio ad Abuja. Mi hanno detto che potevo votare alle 8, ma il seggio è aperto in ritardo. Io però non ho perso la speranza per fare il mio dovere. La pazienza dei nigeriani ha colpito positivamente gli osservatori stranieri chiamati a monitorare sulla correttezza di un voto molto delicato per il futuro della Nigeria, che con i suoi 170.000 abitanti è il più popoloso dell'Africa. Il paese infatti oggi è ad un bivio: riconfermare il presidente Goodluck Jonathan, proveniente dal sud cristiano e animista, che non ha saputo reagire all'occupazione dello stato settentrionale del Borno da parte dei jihadisti di Boko Haram, oppure dare fiducia all'ex generale Muhammadu Buhari, proveniente dal nord musulmano, il quale si è imposto come dittatore nel paese tra l'83 e l'85. Le elezioni sono state rinviate di 6 settimane per questioni di sicurezza nel nord, infestato da integralisti islamici, che in 4 anni hanno ucciso 30.000 persone, sequestrato centinaia di donne e costretto migliaia di famiglie a sfollare nei paesi confinanti. Ma le insidie incontrastate di Boko Haram sono solo l'ultima pagina di una storia di controsensi. La Nigeria è l'economia più forte dell'Africa, eppure il 70% della popolazione vive con $2 al giorno. È il 6° esportatore mondiale di petrolio, ma compra la benzina dall'estero. Ha migliaia di caschi blu nel mondo, ma non riesce o non vuole riprendersi le terre del nord da Boko Haram, e quando lo fa assolda mercenari sudafricani, russi e sudcoreani e chiede soldati all'Unione Africana. Tra le righe di questi paradossi si insinua il vero nemico della Nigeria: la corruzione a tutti i livelli. Diverse incursioni in territorio saudita da parte delle milizie sciite Houthi e delle brigate dell'esercito yemenita fedeli all'ex presidente Ali Abdullah Saleh hanno avuto luogo negli ultimi 2 giorni dopo il lancio dell'operazione Tempesta Risolutiva da parte di Riyadh. Lo riferiscono fonti locali, secondo cui gli ultimi attacchi risalgono alla scorsa notte e hanno spinto le autorità saudite a chiudere le scuole per 5 giorni nei villaggi di frontiera. L'operazione Tempesta Decisiva proseguirà finché i ribelli sciiti non si arrenderanno. È stata l'immediata risposta del presidente yemenita Abd Rabbo Mansour Hadi durante il summit della Lega Araba in corso in questi giorni a Sharm el Sheikh in Egitto. Hadi ha affermato che gli Houthi, che da settembre hanno il controllo della capitale Sana'a, hanno una ossessione per il potere. Un'altra guerra sembra invece ormai alle strette finali, quella contro Ebola. In Sierra Leone è stata messa in atto una strategia davvero insolita ma efficace per dare una spallata decisiva al virus. Ce ne parla Stefania Squarcia. Sono deserte le strade di Freetown in Sierra Leone, nello stato dell'Africa occidentale più colpito dal virus letale di Ebola. Il presidente Ernest Bai Koroma ha ordinato alla popolazione di non uscire di casa fino a domenica, come già avvenuto a settembre. Negozi, bar, ristoranti, uffici chiusi ed è stato di coprifuoco per i prossimi 3 giorni per combattere la diffusione del terribile virus. In queste ore il paese è completamente fermo, tutto quanto è chiuso, 6 milioni di persone tutti a casa propria, tutti sono chiamati a rimanere a casa. Dopo una giornata di folli corse, ultimi acquisti, adesso ognuno deve arrangiarsi per 3 giorni. E siamo in una fase conclusiva dell'epidemia, quindi questo fuoco vuole essere una spallata finale alla diffusione del contagio. Tre gli stati più colpiti, oltre a Sierra Leone ci sono Guinea e Liberia. L'ultimo bilancio confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 10.000 morti dallo scoppio di quest'ultima epidemia, quasi 25.000 le infezioni accertate fino ad ora. Una febbre emorragica con un livello di mortalità fra il 50 e il 90%. L'obiettivo è quello di colpire Ebola alla fonte, spingere la popolazione a non abbassare la guardia anche se le nuove infezioni in Sierra Leone sono radicalmente diminuite. Dopo 20 giorni senza contagi, l'Ebola infatti è tornata in Liberia, dove è stato confermato un nuovo caso. Una donna si è ammalata a Monrovia, capitale del paese, che ha pagato un tributo di 4.000 vittime, e la situazione rimane critica anche in Guinea. Il coprifuoco istituito invece a settembre, sempre 3 giorni, in quel caso la motivazione era quella di scovare tutti i nuovi casi nascosti, c'erano ancora molte persone contagiate e non note, e quindi in quell'occasione dei team giravano casa per casa alla ricerca di nuovi casi di Ebola.
Ora invece i numeri sono drasticamente diminuiti, siamo a 3, 4, 5 nuovi casi al giorno rispetto a una media di 60-90 casi durante il mese di dicembre. E quindi siamo veramente alla fine e questa è un'azione di forza per dare la chiusura finale a questa tragedia. Scatta questa notte l'ora legale alle 2 le lancette dei nostri orologi, lo vedete adesso dalla grafica, eccola qui, dovranno andare avanti di un'ora, un cambio di orario che complice l'arrivo della primavera per qualche giorno stravolgerà un po' i nostri ritmi biologici, ma come prevenire e come rimediare a quello che spesso viene definito uno stress da ora legale? Giuseppe Caporaso ne ha parlato con un esperto, sentiamo che cosa ci ha detto. Dottor Bacci, questa sera va in vigore l'ora legale e soprattutto sta anche arrivando la primavera. Quali le ripercussioni sul nostro fisico, sul nostro corpo? Beh, il nostro corpo è abituato al ciclo delle 24 ore, si chiama ritmo circadiano e se lo cambiamo improvvisamente ci sono degli effetti negativi. Un'ora soltanto non è molto importante, noi riusciamo ad adattarci a un'ora di cambiamento in 24 ore. Però sono stati visti effetti negativi, consideri per esempio un aumento degli incidenti stradali e un aumento degli infarti dopo l'ora legale. Quello che possiamo fare è cercare di riadattarci. Una cosa buona è svegliarsi un pochino prima, andare a letto un po' prima, essere ben esposti alla luce del sole che ci regola l'organismo e evitare le luci artificiali la notte come per esempio i computer. Quale tipo di alimentazione è consigliabile in questo periodo? È stato visto che l'alcol e il caffè peggiorano gli effetti dei cambiamenti del ritmo circadiano, quindi vanno evitati. E poi un'alimentazione leggera, sana, pochi cibi piccanti, pochi grassi soprattutto. E una buona idratazione che ci aiuta anche qui a migliorare il ritmo circadiano. Come abbiamo detto all'inizio del nostro telegiornale, siamo alla vigilia della Settimana Santa, allora vogliamo vivere insieme a voi una Via Crucis davvero speciale organizzata nel Centro di Riabilitazione per Disabili Don Guanella di Roma, insieme a Barbara Masulli, vediamo. Noi ci sentiamo ancora tutti figli suoi, buoni figli che con lui si interrogano e pregano sul significato della vita, del dolore e della morte. Caro Don Guanella, aiutaci a vivere bene questa passione. Comincia con un messaggio d'amore a Don Luigi Guanella la Via Crucis organizzata nel Centro Romano di Riabilitazione per Disabili, fondato dallo stesso santo di origini lombarde. Ricorrono i 100 anni dalla sua nascita al cielo, lui è morto il 24 ottobre del 1915 e lo scorso 24 ottobre si è aperto il centenario. Quindi oggi è anche importante vivere questa iniziativa, un presepe vivente, una passione vivente itinerante dove c'è la presenza del nostro santo fondatore Don Guanella. Nei giardini guanelliani è andata in scena una speciale passione vivente, interpretata da oltre 100 ragazzi che ogni giorno sono assistiti e coccolati da medici, volontari e religiosi del centro. Il tema di questa Via Crucis anticipata è restare con te per fare un po' di bene. Ci rifacciamo un po' ad una battuta, una frase di Don Guanella: per fare un po' di bene restare con te. Quindi la passione di Cristo, che è la passione di ogni uomo, che risorge con lui, il desiderio di restare per fare un po' di bene. Questo restare può significare sicuramente e soprattutto restare con Gesù Cristo, perché se restiamo con Lui questa croce risorge, da croce pesante può diventare croce gloriosa. Tra questi ragazzi ci sono coloro che possono camminare, quelli che sono in carrozzina, tutti quanti però sono impegnati a portare una croce. Un percorso rivisitato e ridotto rispetto a quello tradizionale, 6 stazioni invece che 14, culminato nella crocifissione di Gesù. Nella prima fermata si rivivono l'ultima cena e la lavanda dei piedi. Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui. C'è poi il momento dell'arrivo di Gesù nell'orto degli ulivi e del tradimento di Giuda. E ancora una delle scene più emozionanti, la condanna a morte del Signore e il tradimento di Pietro. Fino all'arrivo davanti a Pilato. La rappresentazione continua con l'incontro di Gesù con il Cireneo e con la madre e si conclude con la morte in croce. Mi è dispiaciuto che è morto Gesù, però è morto per noi, in fondo. Quali emozioni hai provato? Contentezza, contento, l'amore di Gesù.
Ed è tutto per oggi. Prima di salutarvi vi ricordo che subito dopo il telegiornale andrà in onda il nostro Giampiero Spirito con il programma sportivo Sport 2000. La sua copertina è un'intervista a Don Massimiliano Gabrici, cappellano della Nazionale, che ci racconterà i segreti, le ansie e i sentimenti dei nostri azzurri. Grazie quindi per averci seguito e rimanete con noi.